Nella notte, su delega della Procura distrettuale Etnea, i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 25 soggetti, indagati per il reato di associazione e traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta da giugno ad ottobre del 2020, ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale che aveva trasformato un agglomerato di immobili in via Piombai, nel quartiere San Cristoforo, in un vero e proprio fortino della droga, dove centinaia di acquirenti si recavano quotidianamente per poter acquistare cocaina e crack. Il monitoraggio della piazza ha consentito di delineare la struttura e l'organizzazione del sodalizio criminale, nonché di far emergere il pieno coinvolgimento nell'attività illecita di tre donne, che all'occorrenza si sostituivano agli uomini anche nell'attività di spaccio, spesso con i bambini in braccio. Il capopiazza invece è stato ripreso sia nel dare ordine ai sodali che nel rimproverare fino alle percosse le vedette più distratte. Alcune di loro inoltre erano costrette a subire delle vere e proprie umiliazioni, tipo quella di doversi buttare nella spazzatura lì presente, per essere poi ripresi, ed i video venivano postati dallo stesso capopiazza sui social network.